risorse energetiche che ha, cioè tutto il gas che estrae. Quindi forse dobbiamo iniziare a pensare a quello che abbiamo e iniziarlo a distribuire equamente tra tutti i cittadini e le cittadine dell'Unione Europea. E questo chiaramente deve essere congiunto a un prezzo del gas che deve essere deciso a livello europeo, perché deve andare a calmierare quella che è la speculazione del mercato che ha portato a una situazione di extra profitto. Sul lungo termine, invece, e qua vi è la transizione ecologica. Sul lungo termine abbiamo tanto da fare. Sul lungo termine, sicuramente, noi dobbiamo fare un piano energetico che deve andare a mirare all'aumento delle rinnovabili. Come lista, noi proponiamo, che è scientificamente possibile, di avere il 80% di energia elettrica prodotta dalle rinnovabili entro il 2030 e il 100% entro il 2035. E richiediamo anche che vengano sbloccati i 60 megawatt di energie rinnovabili che adesso sono sulle carte degli enti pubblici italiani, sulle scrivanie degli enti pubblici italiani, che farebbero semplicemente rientrare l'Italia da una situazione di infrazione che è con l'Unione Europea, perché noi dobbiamo avere almeno 60-70 megawatt in più per riuscire ad ottenere gli obiettivi europei di rinnovabili. Quindi ci sta una strada da fare. Io sono d'accordo che il nucleare non è una soluzione, perché non è una soluzione nel breve termine, quindi anche metterlo come soluzione alla crisi energetica o all'indipendenza energetica non ci può portare in quella direzione, perché se è pronto, sarà pronto tra 15 anni e la Francia ce lo dimostra. In Francia penso che sono 20 anni che stanno cercando di costruire una centrale e appunto hanno creato un buco di bilancio enorme. Però sicuramente dobbiamo puntare sulla ricerca per la nuova energia nucleare, che è quella della fusione, su questo assolutamente. E qui concludo dicendo che per avere un'effettiva transizione giusta, noi dobbiamo avere una divisione equa delle risorse. Quindi per riuscire a raggiungere la giusta transizione non ci sarà un impatto negativo a livello di lavori o sulle classi più vulnerabili, se noi lo facciamo avendo in mente la giustizia e l'equità e nella distribuzione delle risorse. Questo è l'obiettivo che deve avere la transizione ecologica, che deve andare a portare ad avere un'industria che è per le persone e per il pianeta e non solamente per il profitto. Grazie mille. Perfetto, allora passiamo la parola a Massimo. Io mi scuso, ho 10 secondi della mia risposta per integrare una cosa molto chiara che è molto importante. Sono il capolista della lista Azione Italia Viva alla Camera dei Deputati in Europa, la lista con candidate di altissimo spessore, abbiamo Barbara Gallino qui che è una delle nostre candidate, la lista con più donne di tutte le 8 liste presentate, 4 su 8, cosa che non si può dire di alcuni partiti come la destra che ha 0 donne candidate sia alla Camera che al Senato. Chiudo la presentazione. Energia, cosa fare subito? Aiuti a famiglie e imprese, l'hanno detto i colleghi, come li finanziamo? Con la tassazione ex profitti, ma deve essere temporanea e ben calibrata. La seconda cosa che possiamo fare è deindicizzare il prezzo dell'elettricità dal prezzo del gas, lo possiamo fare, è una manovra regolamentare che si può fare, per rispondetelo. La risposta è ovviamente quella europea, dobbiamo creare una borsa del mercato di energia elettrica a livello europeo, una borsa del gas. Così il mercato si aumenta, i prezzi si abbassano, abbiamo più potere negoziale. Stessa cosa per il tetto sul prezzo del gas, metodo Draghi, l'hanno già detto gli altri, noi siamo assolutamente favorevoli. In cosa ci differenziamo noi dagli altri? Dobbiamo diventare assolutamente indipendenti dal gas russo, dobbiamo aumentare le fonti, dobbiamo investire sui giacimenti di gas nazionali esistenti in Italia, nell'Adriatico e nel sud del paese, e dobbiamo anche, noi diciamo sì, ai rigassificatori per comprare gas liquido da democrazie come appunto l'Australia o gli Stati Uniti e non comprare il gas russo. Diciamo sì ai termovalorizzatori, così città come Roma non affogheranno più nell'immondizia e riusciremo anche a produrre energia elettrica. E poi anche prendo nel lungo termine, ovviamente rinnovabile, dobbiamo fare rinnovabili, dobbiamo sburocratizzare, accelerare gli investimenti, siamo al 30%, possiamo fare di più. Non c'è molto vento in Italia, l'idroelettrico abbiamo fatto quasi tutto, c'è molto da fare sul solare, secondo me, molto da fare sul solare. Noi siamo a favore del nucleare, ovviamente la fusione, ma la fusione è ancora un po' lunga, anche la fissione, soprattutto alla luce delle nuove scoperte che ha fatto un grande fisico italiano del CERN. Su Nuclear, una startup sul nucleare, che si è reso conto che c'è un modo di rendere molto meno radioattive le scorie nucleari, invece di appunto avere le radioattive per secoli, avere le radioattive per pochi decenni, che sarebbe un cambiamento drammatico appunto del cost and benefit, dell'analisi costi e benefici del nucleare. Quindi siamo a favore del nucleare. E infine, un'altra cosa, secondo me, molto importante per appunto la transizione energetica, soprattutto quella ambientale, è più tecnologia. Io credo che molte risposte non le abbiamo ancora trovate e abbiamo bisogno di aumentare i fondi per l'innovazione, per la ricerca. Penso per esempio ai sistemi di accumulo, in modo che appunto le rinnovabili siano molto più, non siano meno intermittenti, siano una fonte di energia più stabile e affidabile. Penso per esempio al Gentech per modificare il DNA dei microbi che possano favorire la carbon capture, insomma la catturazione del CO2.
O penso, per esempio, alla possibilità di installare offshore in maniera galleggiante l'eolico, in modo appunto da non disturbare il nostro paesaggio, non rovinare il nostro paesaggio. Quindi credo che una soluzione è anche più tecnologia, più innovazione, quindi per noi è fondamentale sbloccare investimenti per la ricerca e innovazione. Grazie mille. Allora, il secondo tema che è stato scelto dai ragazzi è quello della politica estera, cioè il ruolo che l'Italia dovrebbe avere sia all'interno dell'Europa che a livello globale. E in realtà credo che questa sia una domanda estremamente importante anche per i candidati, soprattutto alla circoscrizione estera, in questo caso circoscrizione Europa, ma anche per noi elettori, perché credo che giovani, non giovani all'estero abbiano consapevolezza diversa, non necessariamente migliore, ma diversa, confrontandosi ogni giorno con un sistema anche sia politico di società diverso. Quindi la domanda che io pongo ai nostri candidati è qual è il ruolo che l'Italia dovrebbe avere quindi all'interno sia dell'Unione Europea, soprattutto dopo gli ultimi sviluppi degli ultimi mesi, data la crisi energetica, l'invasione russa in Ucraina, e qual è quindi il metodo migliore di coordinamento con le altre partner europee, soprattutto quale dovrebbe essere quindi il ruolo del governo italiano all'interno dell'alleanza anche futura, sia della NATO che dell'Unione Europea, per fronteggiare eventuali altre crisi, quindi come la visione vostra della politica estera italiana nei prossimi anni. Inizierei da un ordine quindi invertito, inizierei dall'ultimo candidato che ha parlato, che è Massimo Ungaro. Sì, allora noi come Azione Italia Viva siamo a favore delle sanzioni contro la Russia, siamo per un atteggiamento molto insomma critico e di condanna molto ferma dell'aggressione illegale e criminale che la Russia ha avuto contro l'Ucraina, per una posizione innanzitutto di principio, perché è stata una violazione del diritto internazionale, e anche perché noi pensiamo che la peggiore delle democrazie sarà sempre preferibile alla migliore dell'autocrazia, quindi è giusto, e soprattutto una guerra nel nostro continente. Noi abbiamo votato a favore, io ho votato a favore alla Camera per il sostegno finanziario e militare all'Ucraina, ma c'è anche un punto, non soltanto di principio, anche un punto più pragmatico. Noi crediamo nella deterrenza, soltanto dando più forza all'Ucraina riusciremo a mettere sullo stesso livello la bilancia del potere, no? Voi siete gli studenti delle relazioni internazionali, mi insegneranno la teoria del bilancio del potere, e solo in quel caso ci si può sedere a un tavolo negoziale. Se invece una delle due parti pensa di poter vincere, non si siederà mai e sarà impossibile arrivare a un cessate il fuoco e alla pace. Per questo noi crediamo nel sostegno, e per rispondere alla domanda del professor Martelli, fondamentale è anche rilanciare il Patto Atlantico, rilanciare la NATO appunto per difendere il mondo libero. Noi crediamo moltissimo nell'Atlantismo, è un partito europeista e atlantista, crediamo però che l'Europa abbia necessità di difendere una sua autonomia strategica e anche una sua visione di politica estera diversa. Noi condividiamo un continente con la Russia, gli Stati Uniti non lo fanno. Detto questo, noi siamo assolutamente per rilanciare il Patto Atlantico, e quindi fermi, convinti, sostenitori della NATO. Perfetto, grazie mille. Passo quindi la parola a Benedetta. Grazie. Allora, io sono, come dicevo prima, sono la portavoce di questa organizzazione, che è un'organizzazione giovani verdi a livello europeo, Federation of Young European Greens, che ha più di 30 organizzazioni membro in tutta Europa. Perché lo dico? Perché prima di esserlo guardavo la politica estera in un modo completamente diverso, nel senso non mi sono mai resa conto di che cosa voglia dire essere dell'est Europa. Non l'avevo mai capito. Noi abbiamo una visione che è molto occidentale, una visione in cui la Russia non è un pericolo costante, una visione in cui tu non hai paura di essere invaso da un momento all'altro e la tua sovranità esiste e non è messa in difficoltà da uno Stato imperialista e autoritario che vale la Russia. Questo lo dobbiamo assolutamente dire. Detto questo, chiaramente, quindi la prima risposta che secondo me come Italia, ma come Europa, dobbiamo iniziare a dare è iniziare ad ascoltare questi paesi. Gli stati dell'est Europa da tempo ci stanno dicendo che la Russia è un pericolo, che la Russia poteva fare qualcosa del genere, che la Russia ha già fatto queste cose, perché non ci dimentichiamo che l'ha già fatte, e noi abbiamo continuato a fare accordi con la Russia, perché poi è questo. Cioè, adesso stiamo parlando di sanzioni, ma quello che avremmo dovuto fare era isolare uno Stato imperialista e autoritario e evitare che avesse i fondi per iniziare una guerra. Quindi partiamo dal presupposto. Quindi secondo me quello che dobbiamo fare è ascoltare i paesi dell'Est,
continuare con le sanzioni, ma iniziare a isolare gli stati come la Russia, che sono stati non democratici e che rappresentano un pericolo per altri stati. Quindi assolutamente siamo in completo accordo con le sanzioni, siamo in completo e anche nell'inasprimento, se poi mettiamo in atto una pratica solidale europea per rispondere alla crisi energetica, di quello di cui parlavamo prima. Dobbiamo andare a essere molto più forti sulla via diplomatica, mettendo in ginocchio la Russia economicamente, perché possiamo farlo, e dimostrare il nostro supporto all'Ucraina per quanto possiamo, comprendere anche le necessità contingenti della guerra, perché l'invio continuo di armi potrebbe far sì che si vada solamente a continuare una guerra. Invece dobbiamo essere molto strategici e capire come sostenere l'Ucraina, quando sostenerla, quando supportarla, e cercare di mettere in ginocchio la Russia per avere un'azione democratica e diplomatica. E da questo passo a quello che è, secondo me, il futuro, quello che dicevo, isolare e rendere economicamente non forti le potenze che raffungono, che sono un pericolo per altri stati, a ripromuovere sempre la democrazia e andare verso una difesa che è una difesa europea, che è una difesa democratica, che è una difesa dove tutti gli stati sovrani hanno lo stesso peso all'interno dell'organo di difesa, e far sì che la nostra nuova idea di militare, organizzazione militare, sia veramente di difesa e non sia mai di attacco, e che vada a proteggere tutti gli stati che fanno parte del continente europeo e che da troppo tempo sono soggiogati da un nemico che noi stiamo ignorando. Grazie mille. Passo la parola a Simone. Sì. Dai. Allora, partiamo dal dire, come i nostri colleghi qua, una ferma condanna senza se e senza ma all'invasione russa, e sosteniamo pienamente il popolo ucraino in questo momento. Però bisogna avere anche un occhio molto critico a quello che alla strategia di atlantista di Washington. C'è un rischio che questa guerra abbia un'escalation molto più grande di quello che è in questo momento, anche dal punto di vista nucleare, quindi bisogna essere molto accorti a come si procede. Ricordo che l'Italia, nell'articolo 11, ripudia la guerra come strumento di offesa, ma anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e questo è un punto fondamentale. Allora, Che cosa bisogna fare? E qui mi collego anche alle sanzioni. Stiamo sanzionando la Russia anche molto pesantemente, però non abbiamo queste sanzioni non sono molto efficaci. Perché questo? Perché la Russia ha avuto uno sbocco nel mercato in tutte quelle nazioni asiatiche come come l'India, come la Cina. E quindi, se noi vogliamo veramente la pace, e quindi il movimento anche si pone come unica prospettiva risolutiva è il negoziato di pace, bisogna andare e parlare con queste nazioni, bisogna andare a parlare con l'India e con la Cina, cosa che non si è fatta, perché purtroppo il nostro ministro degli esteri in questo momento si è fatto il partitino personale invece di prendere e andare a costruire queste relazioni internazionali, e abbiamo sprecato molto tempo in questo ambito. Corso al riarmo, stiamo spendendo 12 miliardi in questo momento per armarci, ma io vorrei dire, in questo momento di crisi dobbiamo spendere questi soldi per destinare le famiglie e le imprese, e sono pochi, perché nonostante tutto l'America sta spendendo 800 miliardi e la Francia altri centinaio di miliardi, e tutti questi soldi che noi spendiamo passano attraverso il COPASIR, per cui non sappiamo nemmeno quali armi compriamo. Il COPASIR, noi non sappiamo quali armi prendiamo, perché passa tutto il COPASIR in questo momento. E comunque l'America, che sta spendendo 800 miliardi, è il primo produttore di armi al mondo, l'America, e quindi loro gli conviene anche comunque si investire. E questa guerra porterà un Afghanistan 2.0, si proterrà nel tempo, Non sappiamo quando a finire. Per i prossimi interventi resterai sul programma, sul presentare il programma, per presentare i propri piani. Questo è un disclaimer. Ok, prossimo. Allora, il prossimo candidato, Tony Cialdi non è qui, quindi Antonio Cenini. Sì, grazie. Innanzitutto vorrei dire una cosa che ho dimenticato di dire al primo punto, è che il centrodestra, contrariamente a tutti gli altri partiti, ha presentato un programma unico che si chiama Per l'Italia, e il punto sulla politica estera, il primo punto nel quale si riafferma
a pieno titolo la partecipazione dell'Italia all'Alleanza Atlantica, all'Occidente, all'Europa. E un altro punto prima di rispondere alla domanda relativamente al fatto che nelle liste del centrodestra in Europa non ci sono donne, è vero, però vorrei ricordare che il partito al quale appartengo, Forza Italia, del PPE, esprime le tre presidenti del Parlamento, Commissione Europea e Banca Centrale Europea, e che possibilmente anche potrebbe esprimere la prima donna primo ministro d'Italia. Per quanto riguarda la domanda specifica, ho già anticipato appunto, noi vogliamo una piena partecipazione, continuare una piena partecipazione dell'Italia all'Europa, alla NATO, tant'è che tra le nostre proposte c'è quella di avere finalmente una politica estera comune e una politica di difesa comune, per la quale bisognerà passare necessariamente da una riforma dei trattati che porti all'abolizione del principio dell'unanimità appunto su queste tematiche. Per quanto riguarda la Russia, noi riteniamo che le sanzioni stiano funzionando, contrariamente a quanto hanno detto alcuni degli altri partecipanti, hanno dei costi ovviamente, però stanno funzionando e permettetemi di dire che, come è successo per il Covid, la risposta dell'Europa alla crisi russa è stata una risposta di grande coesione e molto positiva, e si è rafforzata un processo appunto che tende all'integrazione. Abbiamo avuto degli esempi anche eccezionali di solidarietà, se noi pensiamo alla Polonia, alla sua capacità di accogliere 5 milioni di profughi. Si parla sempre male solo di questi paesi perché sono di destra, ma si dimentica che hanno retto in gran parte con risorse proprie l'urto appunto della crisi dei profughi provenienti dall'Ucraina. Ultimo punto, io sono assolutamente d'accordo sul fatto che bisogna mantenere delle posizioni ferme rispetto alle autocrazie, soprattutto rispetto a chi aggredisce e invade militarmente. Non ci dimentichiamo però che i precedenti governi in Italia hanno ad esempio aperto le porte alla Cina con accordi a volte pericolosi anche per la sicurezza nazionale, quindi l'Europa sta vigilando in questo, ha reagito alla crisi russa anche aumentando le difese rispetto alla Cina, rispetto anche ad aspetti economici, investimenti e capitali cinesi, settori strategici. Quindi noi vogliamo assolutamente sostenere questa linea dell'Europa che aumenti la propria indipendenza strategica e le capacità anche di difendersi rispetto a potenze autocratiche. Grazie mille. Passiamo ora a Antonino. Cediamo la parola. Grazie mille. Nella sostanza ripeterò cose dette prima dagli altri candidati, quindi tolleratemi per i prossimi 3 minuti, però secondo me è anche una cosa buona perché significa che su questioni di importanza storica siamo allineati su quello che importa, che le sanzioni alla Russia sono efficaci, ci sono i dati che ce lo dicono, e debbono restare lì finché continua questa aggressione immorale e inaccettabile. Sono pienamente cosciente dell'impatto sulle aziende italiane, ma anche se sono un economista so che è tutto a un prezzo, però la dignità non ce l'ha e noi dobbiamo restare dalla parte dell'Ucraina. Sui rapporti con la Russia, l'Italia deve decidere la propria linea, dove abbiamo massa critica, noi ce l'abbiamo nel nome e più Europa, dobbiamo farlo con l'Unione Europea e in seno all'Unione Europea l'Italia deve essere uno Stato che promuove la giustizia invece che frenarla, quindi insistere sulla linea tenuta fino ad adesso. La priorità, l'abbiamo discusso nella domanda precedente, è ridurre la dipendenza energetica dell'Italia e degli altri Stati UE dalla Russia. E su questo penso si debba continuare nel solco dell'azione del governo uscente. Avete anche chiesto se sostenere militarmente e logisticamente gli ucraini sia un'opzione, più Europa è a favore. Io avrei una risposta più sfumata, che normalmente il conflitto armato non è mai la soluzione, che l'invio di armi a paesi terzi è qualcosa su cui si deve ragionare, però in questo contesto specifico di uno Stato
che si trova in questa situazione anche perché paga il suo desiderio di diventare membro dell'Unione Europea, noi dobbiamo rispondere con fermezza e dobbiamo aiutarli a difendersi. Riguardo alla NATO, non penso che sia più il tempo di avere un'opinione se aumentare le spese o meno, perché è un impegno che l'Italia ha già preso. Molto spesso in Italia paghiamo il costo di decisioni che dovrebbero essere a lungo termine e poi vengono cambiate. Io credo che pacta sunt servanda, quindi anche chi non è d'accordo deve accettare che dobbiamo continuare ad aumentare la spesa militare nei limiti degli impegni che abbiamo preso e con la prospettiva di mantenere la pace. Grazie. Grazie mille a tutti i candidati. Ora affronteremo il seguente tema, che è quello delle politiche economiche e fiscali. Macro tema in tre minuti sempre. Quindi l'unica domanda che farò quindi al riguardo è come le vostre proposte possono in realtà essere conciliate con un debito pubblico che in questi giorni sta toccando un nuovo tetto record, quindi come in realtà le vostre proposte siano sostenibili da questo punto di vista come possono quindi assicurare delle prospettive di crescita per il paese e anche di come voi pensate di aumentare la produttività del nostro paese. Fino a questo momento abbiamo seguito prima un ordine alfabetico, poi il contrario, ora cercherò invece un ordine un po' diverso. Quindi partirei da Benedetta, se per te va bene, tre minuti per le tue ricette economiche per il nostro paese. Ci proviamo. Allora, prima di tutto, noi voglio partire da un principio, da quello che secondo noi è il principio base che dovrebbe guidare qualsiasi tipo di riforma fiscale ed economica, è che chi ha di più deve dare di più, chi ha di meno deve dare di meno o non dare laddove veramente ha delle difficoltà. Purtroppo ad oggi non è così solo parzialmente in Italia, quindi noi quello che proponiamo è una maggiore progressività fiscale, quindi di aumentare le fasce fiscali per i redditi molto alti e con un metodo progressivo alla tedesca, nel senso sempre più con una maggiore progressività verso i redditi alti e fino ai 12.000 euro che oggi sono tassati, invece non avere una tassazione. Dopodiché proponiamo una tassa sui grandissimi patrimoni, parliamo di patrimoni da 1 miliardo in su, per appunto riuscire ad avere una redistribuzione delle risorse. Perché pensiamo che questo possa essere avere una nota positiva? Perché in realtà queste risorse che vengono acquisite anche tramite chiaramente la lotta all'evasione fiscale, perché ancora abbiamo in Italia un'evasione fiscale incredibile, riusciamo ad ottenere delle risorse che noi possiamo riniettare nella rivitalizzazione di un mercato che in questo momento in Italia è praticamente sul letto di morte. E questa cosa è una cosa che sta pesando tantissimo a noi, soprattutto a noi generazioni più giovani. Quello che noi vogliamo fare è andare, punto primo, a diminuire la precarizzazione del mercato in Italia. Quindi ridurre il numero di di contratti di lavoro precari e agevolare l'assunzione non a tempo indeterminato o comunque l'assunzione non con contratto precario. Introdurre il minimo salariale, quindi che per noi deve essere di 10 euro l'ora, perché questa è una misura che va a supportare la crescita economica, perché in realtà quello che è stato provato in tutti gli stati in cui è stato introdotto il minimo salariale è che il minimo salariale va a aumentare tutti gli stipendi. Noi sappiamo che in Italia è l'unico paese in Europa dove gli stipendi sono diminuiti e non aumentati dal 1990 ad oggi. L'aumento degli stipendi andrebbe a comportare un aumento della prosperità in generale del paese.
poi riteniamo che le risorse che vogliamo prendere dalle fasce che hanno, che possono avere di più, a parte tutte le misure che, di cui abbiamo necessità adesso, cioè per rispondere all'emergenza climatica, eccetera, debbano essere anche reintrodotte in quella che è la ricerca e l'università, perché in realtà uno dei problemi principali della non crescita è anche non investire sull'università, sulla ricerca, sullo studio, per avere una classe di persone nuove che si affacciano al mondo del lavoro, che sia effettivamente preparata e possa essere competitiva da un punto di vista anche internazionale. Ti interrompo qui, Benetto, perché è scaduto il tempo, sì. E affronteremo anche l'ultimo tema che hai appena citato nella prossima domanda. Passo prima la parola a Antonio Cenini, poi Simone si prepara. Sì, grazie. Ma io potrei dire che la nostra ricetta è esattamente l'opposto di quella della collega che mi ha preceduto. Noi pensiamo che in questo momento parlare di aumento della pressione fiscale o di patrimoniali o di tasse di successione sia una pura follia. Siamo in un momento in cui le famiglie e le imprese sono terrorizzate dalle prospettive per la loro stessa sopravvivenza, quindi noi vogliamo dare un messaggio molto chiaro: bisogna ridurre la pressione fiscale per famiglie, imprese, lavoratori autonomi, e non bisogna ricorrere a patrimoniali dichiarate o mascherate. Questo è il primo punto. Il punto, diciamo, macro è quello legato al patto di stabilità, che, come sappiamo tutti, è sospeso a seguito del Covid. Noi riteniamo che in questo momento sia fondamentale lavorare a livello europeo per fare in modo che questo patto di stabilità venga rivisto, perché oggi l'urgenza è quella di politiche espansive che favoriscano la crescita, che possano rimettere in moto l'economia. E a tale riguardo, appunto, Forza Italia, ma anche la coalizione, si propone, ad esempio sul tema dell'energia, noi parliamo anche di un nuovo recovery fund, ad esempio dedicato alla soluzione della crisi energetica. Un principio per quanto riguarda il lavoro, noi riteniamo che sia il principio di chi più assume meno paga, quindi vorremmo introdurre politiche fiscali che favoriscano, incentivino gli imprenditori ad assumere, chiaramente a fronte di una riduzione della pressione fiscale. È un tema estremamente complesso, il tempo non c'è, però eventualmente anche su un'altra domanda, se ci sarà tempo, appunto, potrò approfondire ulteriori punti. Grazie. Perfetto, grazie mille. Passo la parola a Simona. Allora, parto subito a dire che il salario minimo è uno dei nostri cavalli di battaglia. Noi è da tempo che lo vogliamo portare avanti, e le notizie di ieri che è stato anche approvato dall'Unione Europea una direttiva ad applicare questo salario minimo entro 2 anni. E questo è un tema molto importante, perché il salario minimo può dà dignità alle persone. Quando c'è la dignità si aumenta anche la produttività sul lavoro. E oltre a questo, come diceva la mia collega, in Italia negli ultimi 30 anni si è diminuito di circa il 3% il salario medio del lavoratore, mentre in Grecia per esempio è aumentato del 30%. Inoltre bisogna implementare la parte attiva delle politiche attive sul reddito di cittadinanza, e investendo anche di più su quello che non ha funzionato ad oggi. Abbiamo investito soltanto 1 miliardo che poi è andato alle regioni su questa politica attiva, e la Germania per esempio ha impiegato 10 anni per questa manovra e ha investito anche altri 10 miliardi anche. Quindi bisogna accentuare, implementare queste politiche attive. Inoltre vogliamo mantenere il reddito, perché ha dato a più di 1 milione di persone salvate dalla povertà durante il Covid. Per fare questo, ritorno anche al tema di prima, bisogna prendere e tassare le aziende e gli extra profitti. Per esempio, soprattutto tutti i profitti vengono anche in notizia da poco, che l'Eni nel primo semestre ha fatto 7 miliardi di profitto. E quindi bisogna intervenire anche in questo. Alleggerire il fisco, l'abolizione dell'IRAP, vogliamo introdurre il cashback fiscale,
che, spiegandole in breve, noi quando andremo a prendere qualcosa in farmacia non prenderemo più lo scontrino, ma pagando con la nostra carta digitale avremo direttamente il conto dedotto, dal rimborsato, insomma, il cashback sul nostro conto. Vogliamo una tassazione senza profitti, il taglio del cuneo fiscale, e bisogna intervenire perché ovviamente è troppo alto. E forse non si è parlato di fat tax perché è scomparsa dai programmi, però il Movimento 5 Stelle dice no alla fat tax perché è una manovra che costerebbe quasi 70 miliardi e non si sa bene ancora, ma probabilmente i redditi sopra i 35.000 euro lordi verranno benefit da questa fat tax e sotto comunque sia perderanno i soldi le persone, per cui aumenterebbe ancora di più il divario sociale che in Italia è già alto. Bene, grazie mille. Stiamo intervallando l'intervento qui in sala con quello online, quindi chiederei a Antonino di prendere la parola. Grazie mille. La prima cosa da fare per rilanciare l'economia italiana e migliorare la produttività e liberare delle competenze, delle energie che sono state soffocate finora, che sono quelle delle donne. Quindi la prima cosa da fare è imitare la Finlandia e attuare un congedo parentale per tutti, così che la genitorialità sia una responsabilità condivisa di padre e madre. Poi tornerò su cosa significa congedo parentale per tutti quando c'è la domanda su LGBT alla fine, quando dico per tutti, è davvero per tutti. Bisogna rendere più rapida la giustizia civile, bisogna fare una riforma del fisco continuando quello che ha già fatto il governo uscente, quindi cuneo fiscale, rivalutazione dei valori catastali, razionalizzare deduzioni e detrazioni, ridurre i sussidi all'energia fossile. E poi più Europa ha una storia liberista che l'ha sempre confinata a risultati alle elezioni pessimi, perché purtroppo questo nel nostro paese non piace, quindi il ricorso alle gare per i servizi pubblici locali. Bisogna intervenire sul mercato dei taxi e balneari, non per penalizzare i tassisti o i balneari, ma per spostarci da quello che c'è oggi a un mercato dove le cose funzionino meglio anche per loro. Bisogna diffondere il 5G, liberalizzare il mercato ferroviario regionale, questo senza lasciare indietro nessuno. Il salario minimo, si diceva prima che la direttiva è stata approvata ieri dal Parlamento europeo, poi ci sarà il passaggio in consiglio, più Europa ha incluso questo nel suo programma, nel rispetto delle indicazioni dell'Unione Europea, che di un salario minimo che si va a negoziare con le parti sociali. Io personalmente vado un attimo fuori dal programma di Più Europa, non chiuderei alle idee espresse dai candidati di Sinistra Italiana Verdi e dei 5 Stelle di avere anche una somma del salario minimo che fossero 9-10 euro, perché comunque questo dà sicurezza alle persone, e la sicurezza e la fiducia a lungo termine sostengono anche lo sviluppo economico. Grazie. Grazie mille, e do la parola a Massimo Umbero. La domanda è: come ridurre il debito pubblico? L'estrema sinistra vuole aumentare le tasse che rischia di soffocare l'economia e aumentare il debito. La destra ha detto che vuole ridurre le tasse, ma non ci ha detto come vuole finanziarlo questa cosa, e quindi rischia di aumentare il debito. Quindi tutti sono d'accordo di aumentare i salari, anche io sono d'accordo, mi sembra evidente. Il problema è come si fa. Non è che si mette una legge, aumentiamo gli stipendi a tutti, non funziona così l'economia, non funziona così, non è una bacchetta magica. Come il nostro programma per appunto aumentare la produttività, quindi crescere e quindi diminuire il debito, è rilanciare le riforme strutturali dell'agenda Draghi. L'ha detto Antonino prima, concordo, è il cuore del nostro programma di azione Italia Viva, aprire la nostra economia, più concorrenza, più mercato, meno renda, meno burocrazia, meno pressione fiscale. In questo modo rilanciamo l'Italia, quindi il nostro obiettivo è rilanciare la crescita economica,
e in questo modo aumenteremo i salari, daremo occupazione a giovani e a donne che in Italia sono troppo disoccupate, e questo rilanciare gli investimenti, perché chi dà lavoro sono le imprese, non sono i decreti legge, e questa è la cosa principale del nostro programma. Però la crescita deve essere sostenibile e inclusiva. Sostenibile abbiamo già parlato, inclusiva, noi siamo a favore del salario legale universale, lo diciamo da tempo, tanto tempo. Però non come vogliono i 5 Stelle, mettendo 9 euro, 10 euro, facciamo 15 euro all'ora, allora a questo punto, c'è una gara che fa più in alto. Lo vogliamo in maniera intelligente, come ha fatto il Regno Unito, una commissione di esperti che giudica il livello giusto per non soffocare l'economia e difendere i lavoratori a redditi bassi. In Italia il 20% dei lavoratori non sono coperti dai contratti collettivi nazionali, cioè giovani, donne, molto spesso nel settore della ristorazione, turistico, della vendita al dettaglio, e loro, non avendo i CCLN, non hanno minimi. Quindi è un tema vero, ma i grandi nemici di questa riforma sono i sindacati in Italia che bloccano il salario minimo legale in Italia. Sono 30 anni che è bloccato in Italia. Invece la Germania e il Regno Unito l'hanno fatto, e noi dobbiamo importare l'esperienza britannica che ha aumentato anche l'occupazione. Salario minimo, ho parlato. Fisco, potrei parlarvi due ore, perché ho lavorato due anni in Commissione Finanze, poi come il Fisco conosco il presidente Luigi Marattin, non ho il tempo, solo un minuto. In due parole, noi vogliamo semplificare, perché è un casino incredibile, è complessissimo, nessuno capisce le regole fiscali, non è tradotto in inglese, non c'è un codice unico tributario, vogliamo anche ridurre la pressione fiscale. Però, a differenza della destra, che vuole fare la flat tax, che abbassa le tasse ai ricchi, e appunto sono manovre irrealizzabili, infinanziabili, noi diciamo come finanziare. Noi chiediamo una vera lotta all'evasione fiscale, noi l'abbiamo fatto, a parte che con i governi di destra, dal 2001 a oggi, la pressione fiscale non è mai scesa. Me lo dice Italia Viva Azione, guardatelo sull'Istat, la pressione fiscale con i governi della destra non è mai scesa, è scesa sotto il nostro governo, primo punto. Secondo punto, con l'introduzione della fatturazione elettronica in Italia, noi abbiamo recuperato dall'evasione 10 miliardi, il 10% dell'evasione abbiamo recuperato, quindi noi abbiamo la credibilità di farlo, dobbiamo andare avanti sul tema della digitalizzazione. Solo 20 secondi, coperture. Il reddito di cittadinanza noi lo dobbiamo abolire nella sua forma corrente, dobbiamo aiutare chi è povero, assolutamente, dobbiamo potenziare un sito per la povertà, ma come politica per il mercato del lavoro, attiva del mercato del lavoro, non funziona, lo vogliamo rimpiazzare con l'imposta negativa. Non ho tempo di spiegarvi cos'è, la prossima domanda è seconda. Grazie mille. Allora, per Set Expectations abbiamo solo due temi ancora che ci mancano, sono quelli di giovani e scuola e università e diritti civili. Sì. Io farei giovani a scuola e per LGBT e diritti civili. Possiamo facciamo va bene. E allora finiamo quindi questo primo round di domande con giovani scuola e università. A me la dicitura cervelli in fuga non è mai piaciuta, perché credo che una definizione forse migliore sia cervelli in formazione. Diciamo, credo tutti qui, nel giovani, meno giovani, per rimanere in questo paese o eventualmente per tornare in Italia a un certo punto, ma in ogni caso non ci sentiamo in fuga, credo, nella maggior parte dei casi, ma semplicemente per acquisire alta formazione, per fare altre esperienze, per poi... avere un giudizio forse un po' più intelligente per capire se tornare o meno nel nostro paese, non necessariamente. Quindi una delle domande è in realtà che mi è stata passata dai ragazzi è come si intende valorizzare di più l'università, la scuola italiana, così da evitare o almeno ridurre il famoso brain drain di giovani italiani che sembrano scappare dal loro paese. Quindi la rivolgo ai nostri candidati, iniziando da Simone, questa volta. Allora, prego. Iniziamo a dire che noi siamo per il potenziamento del tempo pieno, 5 giorni a settimana su tutto il territorio nazionale, e aumentare l'offerta pomeridiana delle scuole. Vogliamo evolvere il progetto delle scuole connesse nel progetto di una unica rete delle scuole attraverso una piattaforma digitale di proprietà pubblica e statale e incrementare anche le ore di educazione civica, aggiungendo anche temi di importanza come sulla transizione ecologica. E dobbiamo assumere più docenti, cioè una vera carenza, quindi assumere più personale ATA. Vogliamo formare la scuola dei mestieri, e questo sarà un obiettivo di incentivare i giovani a sviluppare l'expertise artigianale e mantenere il software tradizionale dell'Italia che si fa. Vogliamo incentivare i testi e book
perché crediamo con i test ebook che lo studente acquisisca, ovvero abbia soluzioni più corti, soluzioni alle famiglie più disagiate, in difficoltà, e che risolva problemi quali anche il footprint. Vogliamo, per quanto riguarda il trend drain che dicevi, purtroppo è una piega moderna dell'Italia, forse anche io mi ci metto in mezzo perché sono fuggito dall'Italia. Proponiamo il riscatto gratuito della laurea, proviamo lo sgravo dell'acquisto della prima casa agli under 36, incentivi all'imprenditoria giovanile, alla sburocratizzazione delle start-up. Posso? No. Grazie mille. Passo la parola a Antonio Cenini. Sì, grazie. Volevo un attimo rifarmi a quanto ha detto prima il collega Ungaro, che sembra che venga dalla Luna, perché non si capisce bene come chi ha governato, come il PD al quale lui apparteneva per negli ultimi 20 anni praticamente quasi sempre, possa venire a dire al centrodestra che ha alzato le tasse. Comunque, veniamo alla scuola. Sulla scuola noi vogliamo sicuramente evitare misure demagogiche inutili, come ad esempio quella dei banchi a rotelle, che tutti tristemente ricordiamo, che ha sprecato enormi risorse che invece secondo noi dovrebbero andare a essere finalizzate soprattutto all'abolizione della precarietà dei docenti, quindi alla riqualificazione dei docenti e a una politica di lungo termine che garantisca appunto figure stabili di riferimento invece di figure che debbono ogni anno girare da una sede all'altra. Per quanto riguarda la valorizzazione dei talenti, questo è un tema chiaramente stasera attualissimo, perché stiamo parlando a una platea di giovani qualificati. Noi sappiamo, venendo sul punto degli italiani all'estero, che la nuova immigrazione italiana è soprattutto immigrazione di gente qualificata, però anche qui noi riteniamo che il lavoro, la valorizzazione dei vostri talenti non si possa fare per legge, come non si poteva abolire la povertà per legge, non si può neanche creare il lavoro per legge. Noi dobbiamo invece basarci sul mercato, sulla libertà, sull'incontro tra offerta e domanda, e in questo ci sono esperienze anche in Italia di consorzi, di imprese, università che lavorano per una prospettiva di valorizzazione dei talenti circolare, una prospettiva cioè che permetta ai giovani di andare all'estero, formarsi e acquisire nuove competenze, sapendo che il mercato, non solo italiano ma quello europeo, è poi aperto ad accogliere appunto le loro competenze anche di ritorno. C'è un tema, e chiudo, sulla scuola, che è quello dell'edilizia scolastica. Noi abbiamo assistito in questi anni a diversi tentativi, ecco, di fare investimenti seri sull'edilizia scolastica. Noi riteniamo che questo possa essere un tema centrale, non solo per garantire appunto una formazione ai nostri giovani in ambienti che siano moderni e sicuri, ma che possa anche contribuire appunto al rilancio dell'economia nel contesto anche della transizione ecologica. Grazie. Perfetto, grazie mille. Darei ora la parola a Benedetta. Grazie. Allora, un attimo solo, così sennò vado lunga. La scuola e l'università, per noi è uno dei punti principali, uno dei punti focali. Per me personalmente lo è ancora di più, visto che ho iniziato la mia attività politica nel collettivo studentesco scuola e poi nell'unione nei sindacati universitari, quindi ho sempre lottato per i diritti degli studenti e dei giovani in generale. E quello che noi diciamo è che è un po' anche emblematico quello che è emerso adesso. Si è parlato di scuola e parlavamo di posti di lavoro, di persone che devono entrare nel mondo del lavoro. È vero, scuola e università sono anche quello che ti porta al mondo del lavoro, ma scuola e università devono essere per primo un luogo di cultura, un luogo dove si
ci si sviluppa come persone, come spiriti critici. E qui che secondo me è la cosa principale a cui noi dobbiamo aspirare nella riforma dell'università, soprattutto in Italia, ma anche della scuola. Voi state studiando a Londra, io anche ho studiato a Londra, sapete quanto è diverso studiare qui rispetto a che studiare in Italia, dove non c'è la volontà di far formare uno spirito critico, di far formare un pensiero diverso. Invece in molte altre università c'è, questo fa anche, diffonde, l'università infatti diviene un diffusore di cultura e non un laureificio dove tu devi entrare per trovare un lavoro. Dobbiamo smettere di pensare in questo modo, questo però dobbiamo iniziare a fare fin dalle scuole. Dobbiamo creare dei posti in cui le persone siano invogliate ad andare. Io camminando un giorno per Roma mi sono ritrovata davanti a una scuola e pensavo fosse un edificio carcerario, invece era una scuola, era un liceo con le grate, con tremendo, dove le persone non, chiaramente non sono invogliate ad andare. Allora noi dobbiamo creare dei posti dove siano posti di diffusione della cultura, dove le persone vogliono andare. Dobbiamo avere degli investimenti strutturali, è vero, ma non soltanto per la transizione ecologica, ma anche per creare delle biblioteche, per creare dei laboratori, per ridurre la differenza tra le scuole al sud e al nord. Io sono del sud e so che questa differenza è incredibile, e per le scuole tra centro e periferia, sia per la differenza delle strutture che della differenza di qualità, perché la qualità dell'istruzione che si può avere in centro di una città grande non è la stessa che sia nelle periferie. E qui vogliamo che ci sia si aumenti il numero di insegnanti per classe. Adesso gli insegnanti, c'è un insegnante per 30 alunni quasi, noi vogliamo che si diminuisca a 20 alunni, un insegnante per 20 alunni o un insegnante per 15 alunni nel caso in cui vi siano persone con gravi disabilità, per esempio. Vogliamo avere la possibilità degli insegnanti di aggiornarsi, di stare in costante aggiornamento. E anche di diminuire la precarizzazione degli insegnanti, perché ad oggi è assolutamente ridicolo che vi sia bisogno di insegnanti ma non riusciamo a dargli le cattedre per problemi burocratici. Quindi la nostra riforma principale mira a ricreare dei centri di cultura dove le persone hanno voglia di partecipare nell'habitat culturale. Grazie mille. Massimo. Allora, noi nel programma abbiamo tante cose per cercare di incentivare il rientro in Italia, le accogliamo a braccia aperte sulle tornate, riconoscimento di titoli di studio, chiamata diretta dei ricercatori universitari all'estero in Italia, sgravi fiscali, però voi siete in un mercato globale dei talenti e se vuoi tornare in Italia dobbiamo darvi delle opportunità, delle possibilità di carriera, e questo è il tema vero. L'immigrazione italiana all'estero è il sintomo che in Italia c'è qualcosa che si è bloccato. Noi abbiamo troppi ragazze e ragazzi laureati che pensano che non possono soddisfare con le aspirazioni in Italia e si sentono costretti ad andare via. Noi dobbiamo dare una risposta, dobbiamo appunto creare opportunità, e la prima, e su questo concordo con quello che diceva Benedetta, dobbiamo investire molto di più sulla conoscenza, sul sapere, sul capitale umano, la scuola, questo è fondamentale, l'unico modo di avere gli strumenti per affrontare il mondo del mercato globale. Però come farlo? Perché anche il Movimento 5 Stelle ha fatto una bella lista di belle cose, ma aveva avuto il ministro dell'educazione per anni e non ha fatto nulla di quello che ha detto, a parte i banchi a rotelle, come diceva Forza Italia, e la scuola di mestiere, quello è stata fatta. Cosa dobbiamo fare? Tempo pieno a scuola, assolutamente. Come lo finanziamo? Diplomiamoci un anno prima, finiamo a 18 anni, 19 anni, con quelle risorse c'è il tempo pieno. Col tempo pieno cosa facciamo? Teniamo più ragazzi a scuola, li strappiamo dalle famiglie socialmente più emarginate. Voi sapete che l'abbandono scolastico in Italia è il 15% in media, la media europea è il 10%, nel sud Italia è ancora più alto, quindi dobbiamo subito tamponare le situazioni scolastiche col tempo pieno. Assumere più docenti, formare i docenti, questa è una cosa fondamentale, rivedere il curriculum, più programmazione, più materie economiche, più materie scientifiche, educazione finanziaria, educazione civica, questo è molto importante. Invece, formazione professionale, gli istituti tecnologici superiori sono fondamentali, perché in Italia abbiamo da una parte 3 milioni di giovani inattivi e dall'altra, questo è il paradosso, migliaia di aziende che non trovano i lavoratori che cercano. Quindi noi dobbiamo formare i lavoratori con le competenze che richiede il mercato del lavoro. Gli istituti di tecnologie superiori sono un percorso post-diploma di 2 o 3 anni che hanno un grado di occupabilità altissimo, 80%. Noi dobbiamo potenziare, mettendoci 1 miliardo e mezzo di euro e sfornare non gli 8.000 studenti annuali, ma almeno 50, 60, 70.000 come fanno Francia e Germania. Università, più fondi, non lo dico tutti quanti, ovvio, ma anche regole diverse. Dobbiamo sconfiggere il baronato, i baroni, mettete una meritocrazia. Voi, quando fate il PhD nel Regno Unito, siete obbligati a cambiare ateneo dopo il PhD. In Italia sapete che non è così ancora così. È una cosa che noi dobbiamo cambiare per sostenere la mobilità e anche cercare di ridurre il precariato universitario.
in media in Italia tra la fine del dottorato e l'immissione in ruolo passano 17 anni. Mi chiedo se è una cosa normale in un paese civile che precarizza i propri ricercatori universitari. Imprenditorialità giovanile, cosa fondamentale, noi proponiamo come azione creativa zero IRPEF per chi ha meno di 25 anni, metà IRPEF per chi ha meno di 29 anni, una misura shock per l'occupazione giovanile. E concludo sull'imposta negativa. L'imposta negativa è sostenere con un contributo chi ha un reddito sopra un minimo esente, perché se noi in Italia con il reddito di cittadinanza aiutiamo chi non lavora e non aiutiamo chi invece lavora una vita a fine mese, è ovvio che non avremo disoccupazione. Con l'imposta negativa, prendendo l'esempio degli Stati Uniti con la EICT, noi riusciamo a tirare fuori la povertà tantissimi lavoratori ed è una cosa che il nostro paese ha bisogno, avendo un enorme problema di sommezza. L'imposta negativa. Grazie. Grazie mille. Prima di passare la parola a Antonino, che chiude questo giro di domande, se non sbaglio, vorrei anticipare che stiamo per aprire quindi le domande dal pubblico, di preparare la domanda e di fare una domanda, questa almeno è la mia preghiera, che sia indirizzata a una soluzione poi concreta da parte del candidato, non un'opinione da parte del candidato su un macro tema, perché abbiamo, credo, già affrontato questi macro temi a lungo. Allora, passo la parola a Antonino. Grazie mille. Il programma di Più Europa, che si chiama Una Generazione Avanti, ha ben 42 proposte su giovani e scuola. Chiunque abbia letto la Guida Galattica per Autostoppisti sa che 42 è sempre la risposta, ma io devo restare in 3 minuti e quindi scelgo le proposte che ritengo più meritevoli. Una è di aumentare dell'1% del PIL in 5 anni la spesa per istruzione. L'altra di raggiungere l'1,5% degli investimenti in università e istituzioni pubbliche, l'1,5% del PIL. Poi superare il valore legale del titolo di studio, che non significa che quando finirete in sala operatoria il bisturi sarà in mano a un laureato in filologia romanza, ma significa dare un ruolo maggiore agli atenei nel definire gli insegnamenti rispetto al ministero, perché sono gli atenei che hanno il contatto diretto con gli studenti in un sistema che funziona col mercato del lavoro. E poi favorire l'iscrizione delle studentesse ai corsi di scienza, tecnologia e matematica. In ogni ragazza italiana c'è una potenziale astro Samantha, però per via degli stereotipi di genere non va ad esplorare il suo potenziale e noi dobbiamo incoraggiarla anche con il role modeling, come per esempio la Cristoforetti. Sul brain drain o gli italiani che potessero scappare dall'Italia, io stando in più Europa, una risposta ideologica. Noi non scappiamo dall'Italia, noi restiamo a casa nostra, l'Europa. Anche voi, il Regno Unito, anche se un po' meno Europa di quello che era fino al 2016, ma stiamo lavorando perché sia di nuovo più Europa. E quindi nel programma di Più Europa per l'estero vogliamo superare questa retorica dei cervelli in fuga e parlare di mobilità dei talenti. Massimo Ungaro accennava al riconoscimento dei titoli di studio. Io propongo che ci sia una banca dati certificata delle equipollenze, così che se chi come me ha studiato alla Copenhagen Business School ha ottenuto un'equipollenza, chi viene dopo di me con lo stesso titolo di studio possa agganciarsi a quello, trovarla nel sistema in un click e avere l'equipollenza in 3 giorni invece che 3 anni. A lungo termine, essendo noi più Europa, vogliamo che vengano armonizzati i programmi di studio europei, così chi studia infermieristica in Italia abbia le stesse conoscenze di chi la studia in Germania, in Portogallo, e non ci sia più bisogno di queste orribili equipollenze. Grazie mille. Grazie mille, Antonino. Allora, apriamo con un primo round di 3 domande dal pubblico. Se potete specificare a chi è rivolta la domanda, ok? Se a tutti i candidati o a un solo candidato. Grazie. E iniziamo. Prego, se puoi dire il tuo nome. Sì, per la registrazione.
ciao a tutti, io mi chiamo Francesco Galvanetto. Volevo fare una domanda in realtà all'onorevole Ungaro. Io mi trovo abbastanza allineato politicamente, ideologicamente, anche sulla base di quello che ha espresso stasera, però mi chiedo se con la riforma, col fatto che abbiamo solo 3 seggi, con la legge elettorale, abbia davvero senso votare per Azione Italia Viva. Cioè, mi può dare una motivazione tecnica per cui può avere effettivamente senso votare un partito medio-piccolo, oppure si tratta di un voto sprecato? Nel frattempo che Massimo si prepara, altre 2 domande? Stiamo cercando di coinvolgere. Se non ci sono domande, facciamo rispondere a Ungaro e poi domani c'è Andrea che ha una domanda. Se non... No, rispondo, grazie. La domanda è voto utile, immagino, questa domanda, no? Allora, all'estero abbiamo una legge elettorale completamente diversa dall'Italia. È un proporzionale puro con le preferenze. Alla Camera in Europa sono 3 seggi. Uno andrà al PD, secondo me, al PD, uno andrà alla destra che è unita in Europa, e il terzo, secondo me, è un testa a testa tra il Movimento 5 Stelle e Azione Italia Viva. Io so che alcune persone potrebbero pensare, ah, ma io magari mi piace Italia Viva, ma non voglio votare un motivo più grande. In realtà, facendo così, il PD e la destra è molto difficile arrivare al secondo seggio, perché è un sistema ONT, quoziente intero 83, quindi per arrivare al secondo seggio, la destra il PD arriva al 45, 46, 47, che è abbastanza inverosimile. Non è impossibile, ma è difficile. Quindi, invece, il voto utile è qui il contrario. Se voi esprimere un voto antipopulista vero, il voto utile è per Azione Italia Viva, che è molto vicino a far scattare un seggio. Mentre quel voto che va al PD, in chiave antipopulista, in chiave voto utile, non può concretizzarlo per il secondo seggio e toglie invece un voto alle forze riformiste contro i populisti del Movimento 5 Stelle. Cosa mi sono spiegato? In Europa è molto diverso dall'Italia. Dato che per par condicio... Sì. Aspetta. Per par condicio... No. Per par condicio possiamo dare la parola, se volete, anche a altri candidati su questo punto. Basta che siate brevi. Inizia Benedetta, Simona. Grazie. Io volevo ringraziare il fatto che mi sono finalmente per fare in considerazione che mi ha dato di sinistra, ma in realtà per i posti altri che abbiamo, perché i nostri sociologi sono pochissimi dati, noi siamo perfettamente lista in questa corsa e abbiamo ottime possibilità anche noi. E quindi in questo caso, perché molto spesso il dibattito politico si centralizza nei confronti di tutte le possibilità, dimenticandosi invece che ci sono dei partiti che hanno molte possibilità e portano anche una visione molto diversa, quindi non stiamo parlando di non so come vi siete definiti, moderati, liberali, riformisti e populisti, ma c'è anche, non sto dando del populista, lo sto solo ripetendo, comunque ci sono anche altre visioni e ci sono altre visioni che hanno un'ottima probabilità per questo seggio. Prima di passare la parola a Simone, voglio chiedere solo online se Antonio o Antonino vogliono aggiungere qualcosa. Ma sì, se è possibile, 2 parole. Sì, prego. Sì. Prego, no, sicuramente la domanda è una domanda molto valida, perché chiaramente non si può applicare solo alla circoscrizione europea, dove effettivamente votiamo col proporzionale, ma con la legge elettorale esistente in Italia sappiamo bene che appunto dare un voto a un partito piccolo o minore rischia di diventare ininfluente poi nella distribuzione dei seggi a livello nazionale. Per quanto riguarda la lista di centrodestra, io dico che chi dà un voto a noi, soprattutto chi lo dà a me, non lo dà a una coalizione populista, ma lo dà a una coalizione popolare del Partito Popolare Europeo e che sicuramente continuerà a lavorare per mantenere l'Italia nelle giuste posizioni europee e atlantistiche. Quindi l'invito è appunto non buttate il voto, date forza a chi ha costruito l'Europa, a chi continuerà a essere un presidio per questo. Simone prima e poi Antonino. Io, grazie Ungaro del populista, perché mi ha dato il populista, però bisogna definire che cos'è populismo, perché qui si usa populismo come parola da buttare là in bagarra. Noi ci consideriamo una forza progressista in questo. Per rispondere al ragazzo direttamente, è una piaga questo del discorso del voto utile, perché non esistono voti utili, esistono soltanto voti giusti.
Se tu credi in qualcosa, se tu credi ai valori che il partito lo voti, te ne devi fregare un discorso molto utile o non utile, perché magari quel partito diventerà l'1-2%, però crescerà man mano e avrà la potenza di presentarsi come grande partito. Grazie. Antonino. Purtroppo, essendomi collegato online, non vedo la platea che mi addolora, perché in politica l'empatia è tutto, quindi cerco di immaginarvi giovani, freschi, idealisti. Avete tutta la vita per diventare cinici, quindi il voto utile alla prossima elezione. Per adesso votate per quello in cui credete. State facendo una cosa bellissima, che è quella di informarvi sui programmi. Voi non sapete quanta gente mi scrive, anche degli sconosciuti: guarda, sembri un bravo ragazzo, ti votiamo, ma non vuoi sapere quello che penso? No, sei un bravo ragazzo, va bene. Voi state facendo questo sforzo di acquisire delle conoscenze, mettetelo a frutto, valutate e seguite il vostro cuore. Grazie. Antonino, posso confermare che c'è una sala gremita e ti sta sorridendo, quindi anche per Antonio. Allora, prossima domanda. Ecco qui, finalmente. Vado io. È per la registrazione. Allora, spero che la mia domanda non sia troppo generica. Come aveva già chiesto il professore riguardo più alla domanda del fisco, tutte le grandi proposte sia sulla transizione ecologica ma anche sulla scuola, su avere più professori, sulla digitalizzazione, sono tutte proposte fantastiche. Però leggevo questo dato, non mi ricordo bene dove, però che tutte queste proposte serve anche un budget molto alto poi per attuarlo. Quindi io mi chiedevo un po' a che cosa vorreste da un lato togliere i soldi per attuare quello di cui voi state, diciamo, parlando, perché come appunto aveva chiesto il professore, come che sono realizzabili in modo più pratico tutte queste proposte. So che è una domanda molto generica. Grazie. Però ecco. Grazie mille. Lucia. Una sola domanda ai candidati online, avete sentito la domanda, giusto? Sì, un attimo. Grazie. Prego. Buonasera, io sono Luca Dondoni. Luca? Luca. Non voglio che questa passi come una provocazione, perché davvero non lo è, anzi è una chiarificazione verso il candidato di Azione Italia Viva, ma non so se ho sentito bene, voi proponete allo stesso tempo di rifondare la scuola come luogo di sapere e di istruzione, chiaramente a un livello, insomma, un'età cruciale, e dunque c'è il solito problema del non finire mai programmi e che non si insegna tutto, aumentare le materie, eccetera, e tagliare un anno su cinque? Quindi questa, come sta? Non c'è tensione tra le due cose? Grazie. Perfetto. Altre domande? Prego, Andrea. Andrea, se vuoi, Andrea, se vuoi fare la domanda. Grazie mille, scusate, ragazzi. Allora, una domanda che mi è stata scritta, perché siamo anche seguiti sui social. Sentite? Sì. È che in Italia, secondo l'Eurostat e l'Istat, ci sono più di 1,5 milioni di cittadine e cittadini, possibili cittadini e cittadini italiani, ma gli viene negata la cittadinanza. Nella mia committee dei Italian Society, King's College London, c'è Ashra, una ragazza fantastica, che lei ha studiato e vissuto a Venezia, è cresciuta con le nostre scuole statali pubbliche, ma gli viene negato oggi il diritto di voto, anche se lo cerca di richiederlo e di iniziare la sua application ogni anno. Purtroppo oggi Ashra non può votare, come una moltitudine di studenti e studentesse, ragazzi giovani di qualsiasi età e di qualsiasi background. Quindi anche questa domanda la vorremmo porre, che è anche stata richiesta dai nostri social, quindi grazie. Perfetto, grazie mille. Allora, i candidati si sentono liberi di rispondere a una delle tre, in realtà una era più diretta a Massimo, una delle domande, ma partirei da Antonino, dato che è sempre l'ultimo negli ultimi round, quindi gli lascerei la parola.
Grazie mille. Sui costi del programma e il debito pubblico, mi limito a dire che il programma di Più Europa è stato redatto con Carlo Cottarelli, anche lui candidato con il centrosinistra a queste elezioni. Per chi non lo conoscesse, un economista italiano cattivissimo, quindi se lui dice che il programma di Più Europa non andrà a pesare sul debito pubblico, allora è vero, fidatevi. Se non lo conoscete, andate a cercare su Google Cottarelli, ha tutta una carriera a cui io non riuscirò mai ad arrivare, nemmeno lavorassi 200 anni, quindi questa è una garanzia. Riguardo gli italiani, la cui italianità non viene riconosciuta, io sono in un partito che sul simbolo ha il nome di Emma Bonino. Sulla storia, sui diritti, lei ha una storia che parla per se stessa. Personalmente, e anche con Più Europa, tutto quello che renda a loro che sono italiani veri diventarlo anche sulla carta, che sia ius scholae in un futuro, se applicabile ius soli, qualunque cosa. Io soffro a pensare che in Italia ci sono un milione di rumeni che sono italiani a tutti gli effetti, però non possono votare, o 300.000 marocchini. Scusate se ho preso troppo tempo, ma secondo me si deve andare in futuro in un mondo dove voti, dove vivi. Io in Belgio, in quanto cittadino dell'Unione Europea, posso votare alle amministrative, per esempio, non al Parlamento federale, che ha molto più impatto sulla mia vita che votare per il Parlamento italiano, perché passo la grossa parte dell'anno in Belgio. Mi scuso con gli altri candidati per essermi dilungato, ma questi sono tesi che toccano molto la mia esperienza di vita. Grazie. Perfetto, grazie mille. Passo la parola a Simone o Benedetta. Simone. Allora, mi collego subito. Sì, sicuramente anche noi siamo a favore delle due scuole, e è una manovra che ci vuole, insomma, perché i nostri figli che andranno a scuola vanno addirittura a scuola con persone che non hanno, che finiscono il ciclo scolastico, non sono italiane, non si sente italiane, e molte di loro sono forse anche più italiani di noi, perché acquisiscono una cultura, un senso di italianità molto più forte anche di altra gente, perché loro comunque sia, queste persone vengono da situazioni molto difficili, e quando vengono in Italia si sentono partecipi del proprio italiano, quindi sia nelle scuole. E, per esempio, la differenza con il collega, noi non vogliamo lui di soli, perché l'Italia è una terra di passaggio, quindi pensiamo non sia appropriato a dare lui di soli in Italia. E per quanto riguarda la domanda per te, secondo te? Per quanto riguarda il fisco, sì, vogliamo passare l'azienda con l'ex affitto, soprattutto possiamo prevedere anche una variazione di bilancio, ma deve essere anche molto moderata. Più debito. Okay. Passo la parola a Benedetta, poi Massimo e poi Antonio. Per chiudere. Grazie. Ma grazie mille della domanda sulle coperture, perché effettivamente qua noi l'abbiamo detto dall'inizio, cioè chiediamo un contributo maggiore a chi ha più possibilità, e sembra che sia una riforma, non lo so, di assoluta estrema sinistra, quando poi tra l'altro non stiamo dicendo che il contributo lo vogliamo dalle imprese, ma abbiamo parlato di una riforma dell'IRPEF, quindi del reddito delle persone fisiche, quindi non andrebbe minimamente a intaccare sulla capacità dell'impresa di fare impresa, ma andrebbe solamente a richiedere un contributo dalle persone ricche e ricchissime, perché oggettivamente ad oggi i contributi non sono, la progressività non è così forte, e chi è in una fascia medio-bassa paga tante tasse, chi è in una fascia alta o altissima paga le tasse quando le paga, ma non sono altrettanto alte in base al suo patrimonio. Quindi nel momento in cui siamo in uno stato emergenziale con un debito crescente, a me sembra assurdo dire che questa cosa non sia una cosa giusta, richiedere un contributo maggiore da chi ha veramente veramente tanto, perché il nostro obiettivo è una ridistribuzione delle risorse, perché abbiamo dei limiti da rispettare, che sono i limiti del
il pianeta, non possiamo continuare a pensare di poter progredire per sempre, dobbiamo iniziare a capire che le risorse come quelle naturali devono essere quanto più ridistribuite. E quindi sicuramente lì abbiamo una copertura, abbiamo ho parlato anche della patrimoniale, sempre sui grandissimi patrimoni, noi parliamo dell'1% della popolazione, il cui contributo riuscirà veramente a coprire tantissime delle cose che vanno invece a favore di tutta la popolazione. Dopodiché vi è la... scusatemi, mi sono persa. E quindi sicuramente in questo modo riusciamo a quello che dicevamo prima, la lotta all'evasione fiscale, che è una cosa fondamentale e che purtroppo non è stata effettivamente messa in campo per le potenzialità per cui potremmo farlo, e quello va a prevedere delle altre coperture. Per quanto riguarda invece la cittadinanza, io sono assolutamente in accordo, nel senso che trovo che sia una situazione indescrivibile, una cosa che il fatto che vi siano delle persone nate in Italia o arrivate in Italia quando erano molto piccole, o anche quando erano semplicemente piccole, abbiano studiato in Italia, abbiano vissuto tutto il loro tempo in Italia e non siano italiane, questa è una situazione che noi dobbiamo assolutamente cambiare. Io ho lavorato tantissimo con i migranti e per me è una delle prerogative quelle di dare dignità alle persone che sono a tutti gli effetti italiane, perché altrimenti se noi non riconosciamo queste persone che parlano italiano, hanno studiato in Italia, hanno tutti loro affetti in Italia, io non so cosa vuol dire essere italiano, quindi su questo per me deve essere una priorità morale da politico, quella di implementare lo ius scholae e la cittadinanza in grazie questo senso. Mille. No. Massimo? Lucia, grazie per la tua domanda, perché è una domanda molto importante. Come finanziamo tutte queste cose? Un programma credibile dice anche come lo fa. Qualcuno ti ha detto più debito, Movimento 5 Stelle, altri non ti hanno risposto, hanno messo avanti il CV di grandi economisti senza risponderti. Sinistra Italiana dice tutto, io sono a favore della progressività fiscale, è un principio costituzionale, io sono a favore, assolutamente, chi ha di più deve pagare di più. Ma è già molto così, noi adesso aumentiamo un po' le tasse, soffochiamo l'economia, ed è un problema. Noi dobbiamo assolutamente aumentare la crescita e ridurre il debito. Come facciamo noi? Il nostro programma c'è scritto, nel programma troverete, non ho il tempo per andare in dettaglio, ma menziono i temi, così vedete che noi abbiamo un programma serio, realizzabile, non come adesso con la flat tax, che non è iniqua e infinanziabile, o come l'altra proposta, tipo più spese, tanto pagheranno più debito pubblico, saranno i giovani a pagare, voi e i vostri figli, quindi la situazione sarà soltanto peggiore. Cosa vogliamo fare noi? Noi vogliamo crescere, ho già spiegato in relazione alla produttività, lotta all'evasione, e sappiamo anche come fare, non solo dire lotta all'evasione o aumentare le accise su tabacchi e gioco d'azzardo, non vogliamo lottare all'evasione con la digitalizzazione e la fatturazione elettronica, come ho già detto, prendere dei fondi della reddito di cittadinanza, non tutto, ma una parte vogliamo prendere da lì, PNRR in realtà ci sono tanti fondi che ancora non sono stati allocati, che noi possiamo usare per finanziare molte delle misure che io ho esposto stasera. E poi infine, una cosa che non si è menzionata adesso, che per me è molto importante per un paese come il nostro, ed è incredibile che dopo 70 anni ancora non viene menzionato un livello come questo, potrà anche dire che non ci ho pensato, ma è fondamentale, è una revisione della spesa pubblica. Negli ultimi 10 anni, prima dell'inflazione che arrivasse, la spesa pubblica italiana è cresciuta del 25%, mentre l'inflazione sugli ultimi 6 anni è del 9%. Qualcosa non va. Dobbiamo riguardare e essere sicuri che la spesa pubblica sia efficiente, non ci sia spesa improduttiva, ma solo spesa produttiva. Quindi questi sono i diversi canali con i quali noi vogliamo finanziare il nostro programma. Spero avete risposto, Lucia. Piccolo cosa fondamentale, perché è importante il debito? Il nostro paese spende più soldi sugli interessi proprio debito, 64-75 miliardi di euro, che soldi in scuola e ricerca. Ditemi voi che futuro ha un paese come il nostro. La riduzione del debito è una priorità assoluta se vogliamo un minimo di giustizia intergenerazionale. Luca mi dice, ma scusa, dice che vuoi aumentare la scuola e vuoi ridurre un anno? Allora sì, grazie per la domanda, così lo spiego un po' meglio. Noi pensiamo che sono paesi, la Francia, anche il Regno Unito, che fanno diploma a 18 anni. Non a 19 siamo noi la Germania, no? Se vedi il test PISA, non è che si diploma a 18 anni è più scemo o sa meno cose. La domanda non è solo quante ore stai in classe, è cosa ci fai con quella classe, no? È anche la qualità. A parte che noi col tempo pieno compensiamo la perdita di quell'anno, punto uno. Punto due, è ovvio che c'è qualcosa da rifare. Benedetta menzionava prima una cosa giusta, è una cosa. Il metodo di insegnamento italiano è antiquato, va rifatto, dobbiamo investire su... Sono troppi docenti smotivati, guadagnano una miseria in Italia, è un tema vero questo. Quindi spero di aver risposto su cosa intendiamo noi. Ultima domanda, scusate, cittadinanza, vado velocissimo. Favorevolissimi allo IUS, Andrea, allo IUS Cultura, io lo chiamo Cultura, che è la nostra proposta, lo IUS Scholae è una scopiazzatura della stessa cosa.
è assurdo, avevo 1 milione di bambini e studenti italiani che sono nati in Italia, parlano italiano, studiano le nostre scuole e non sono cittadini. È vergognoso, la barriera di civiltà, su questo abbiamo fatto petizione, abbiamo fatto proposta di legge in Parlamento, noi siamo assolutamente favorevoli perché è scandaloso, assolutamente scandaloso, dobbiamo imparare da paesi come il Regno Unito, la Francia, che se questi cittadini non li coinvolgiamo nella cosa pubblica prima, poi avremo dei problemi magari di frustrazione, di senso di alienazione. Quindi per noi è una priorità assoluta. E inoltre in Italia sulla cittadinanza c'è un grande paradosso. Siamo l'unico paese al mondo che da una parte non dà la cittadinanza a questi ragazzi, dall'altra se tu sei un cittadino di un altro paese, non parli italiano, non hai visto l'Italia, ma parlo poco italiano, ma non sei mai stato in Italia, ma puoi dimostrare che hai avuto un antenato che viene dall'Italia, magari nel 1854, tu puoi diventare italiano. Questa cosa è assurda, assurda. Siamo l'unico paese che lo fa al mondo. Cosa proponiamo noi? Mettiamo un capo di tre generazioni e dai lo use futuro. Scusate, ho fatto lungo, c'è una domanda. Ciao, rispondo. Antonio, prego. Sì, dunque la prima domanda era dove troviamo le risorse, no? Per finanziare diversi interventi. Ma allora, innanzitutto, intervenendo sulla spesa pubblica improduttiva, su questo sono d'accordo con Massimo, perché ci sono tanti, tanti soldi che vengono buttati, abbiamo già fatto l'esempio dei banchi a rotelle, potremmo fare l'esempio dei navigator, cioè se noi andiamo a vedere anche magari con l'aiuto di Cottarelli il bilancio dello Stato, troviamo sicuramente diverse voci che ci consentano di trovare risorse, però per interventi massicci come quelli di cui abbiamo bisogno, noi pensiamo che l'approccio del recovery fund sia un approccio che possa essere replicato, cioè l'Europa ha risposto a una crisi eccezionale con uno strumento eccezionale, addirittura rompendo il tabù di un debito europeo, cosa che tra l'altro era una proposta di Forza Italia di tanti tanti anni fa. Noi pensiamo che un recovery 2 che sia legato all'energia, che sia legato al rilancio dell'industria europea, possa essere una soluzione, anche perché consentirebbe di avere risorse con interessi relativamente bassi, creerebbe un debito, ma il famoso debito buono che Mario Draghi dice sempre che è qualcosa di positivo. E io però, sempre sul discorso della sostenibilità, vorrei fare una domanda agli organizzatori, perché secondo me in tutte queste domande molto interessanti che avete fatto ne manca una centrale, che è quella legata alla demografia e alla natalità, perché noi non possiamo fare finta di niente, ma la vera emergenza dell'Europa, dell'Italia, è appunto l'andamento demografico. Tutto il discorso sulle pensioni, sulla sostenibilità, chiaramente è legato anche alla presenza di lavoratori che, come noi sappiamo, va in una tendenza drammatica. Quindi io vi invito magari per un prossimo dibattito a ragionare e approfondire il tema appunto del sostegno a famiglia e natalità, che diventa centrale anche per la sopravvivenza della nostra economia. No, ti interrompo perché l'ultima domanda sarà sulle pensioni. E ti daremo per primo la parola. Va bene? Le pensioni. Allora, l'ultimo round di domande, ce n'è già una sulle pensioni che avevamo promesso, perché mancano pochissimi minuti per chiudere le 2 ore di dibattito. Altre domande? Eccolo qua. Brevissimi, grazie. Nome? Ciao a tutti, io mi chiamo Gabriele e io avrei una domanda per tutti i candidati, però se risponde più veramente bene. Volevo sapere qual è la vostra opinione personale sull'eutanasia e se le vostre se i partiti che li sostengono hanno una volontà politica di regolamentare il fine vita nella vostra vita. Grazie mille. Sì. Ciao, sono Elena, io volevo chiedere a Benedetta che ha parlato di passare il tasso di patrimoni come un po' antirevista, che vale per il papello, se distruggono per informarle. L'ultima domanda è quella di Umberto. Sì, posso leggere. Certo. Sì, io volevo parlare di un tema importante ma molto noioso, cercherò di renderlo un po' più divertente, diciamo. Sì. Il nostro sistema pensionistico non è, diciamo, sostenibile. Lo sappiamo perché l'OCSE prevede, ad esempio, che ragazzi come la nostra età, o addirittura la bambina che c'è qua, riceveranno una pensione minima, ma riceveranno delle pensioni anche al di sotto della soglia della povertà, e l'età pensionabile si sposterà fino ai 71 anni.
E sinceramente da nessun partito c'è una proposta per rendere questo sistema pensionistico sostenibile. La sinistra propone pensioni di garanzia, se correggetemi se mi sbaglio, che però purtroppo porterebbero a un certo debito che in sostanza dovremmo pagare più tardi nel futuro, quindi è un cane che si morde la coda. La destra invece, parliamo infatti di demografia, di pensioni, ma allo stesso tempo propone di alzare le pensioni minime e quindi garantendo l'insostenibilità, ancora più insostenibilità nel sistema pensionistico, mentre Italia Viva e Azione, diciamo che le pensioni non sono molto considerate nel programma e se devo anche rispondere a quello che sulle coperture, si è parlato molto di coperture, l'ultima pagina, se non mi sbaglio, sono una pagina di A4, sinceramente, senza offesa ovviamente, ma se io presentassi una pagina così per dire sto coprendo le cose, mi boccerebbero. Quindi volevo capire, le pensioni, perché è così difficile pensare di tagliarle per appunto, ad esempio, aumentare diminuire il cuneo fiscale, quindi aumentare i salari, o cercare un punto positivo nel bilancio per aiutare i giovani in questo caso. Quindi, perfetto. Sì, grazie mille. Beh, allora, tre domande, una più diretta a Benedetta. Sono anche gli ultimi minuti del dibattito, quindi se volete anche fare l'affermazione finale, siete liberi di farlo, un minuto e mezzo circa ciascuno, se possibile. Grazie mille. Partiamo da Antonio. Dunque, io non ho capito se devo tornare sul tema delle pensioni o se bisogna rispondere, sì, a tutto. Tema delle pensioni, sì. C'è anche una domanda sull'eutanasia e un'altra era solo per Benedetta, quindi sentiti libero di affrontare il tema delle pensioni o altro. Okay. No, io come dicevo appunto, grazie, perché mi sembrava proprio strano. Noi stiamo affrontando temi di carattere finanziario, di sostenibilità, dei bilanci, ma non partiamo da quello che è la sostanza. Cioè, non si può parlare di sostenibilità di un sistema pensionistico o di welfare se non si affronta la drammatica emergenza legata al crollo della natalità. Quindi qualsiasi politica finalizzata appunto a stabilizzare il sistema pensionistico dovrebbe iniziare dal sostegno alla famiglia, alla natalità. Nel programma del centrodestra c'è un intero capitolo, il capitolo 5, dedicato proprio al sostegno alla famiglia e alla natalità, e che prevede appunto tutta una serie di strumenti, dagli asili nido gratuiti all'aumento della spesa su infanzia e famiglia, al sostegno alle famiglie con disabili, alla tutela del lavoro delle giovani madri. Che sono delle misure fondamentali se noi vogliamo che il nostro paese ricominci a fare dei figli. Senza questo intervento qualsiasi tipo di politica diventerà inutile e insostenibile. Dopodiché noi in Italia viviamo ancora di fatto sulla riforma Dini del 95, come voi giustamente avete messo nella vostra nota, chiaramente la base del sistema pensionistico, una base di carattere contributivo, ma anche qui se non si crea lavoro, sviluppo e crescita, non si crea chiaramente contributi da poter versare nei fondi pensionistici. Quindi ancora una volta, invece di tassare, pensare a patrimoniali, pensare a oppressione delle imprese, bisogna liberare risorse che vengano investite sulla crescita, quindi detassare gli investimenti produttivi. Questo porta a posti di lavoro e a un'alimentazione del sistema previdenziale. Sul punto dell'eutanasia, in realtà io dico che il nostro partito ha sempre lasciato libertà di scelta su questi temi, quindi io ho delle mie opinioni personali, ma che non possono in nessun modo coinvolgere le posizioni del partito. Sui temi etici in generale, se mi consentite solo per concludere, io ritengo che l'unica cosa da fare è evitare degli slogan divisivi, evitare delle proposte che siano radicali e percepite come non rispettose delle altre posizioni. Bisogna sedersi a un tavolo, prendere atto che ci sono dei diritti che vanno riconosciuti, bisogna avanzare gradualmente, evitando, ripeto,
slogan e populismo su questo. Benissimo, grazie mille. Simone, sì, se va bene. Prego. Finita, assolutamente favorevole, è una cosa che fa quanto sia finita, quindi bisogna avere una buona organizzazione. Io spero che ci sarete in questa, nel prossimo programma. E per quanto riguarda le pensioni, ci vuole una spinta gentile in questo, per cui tutto quello che abbiamo detto prima anche sulle politiche economiche e fiscali dovrebbe portare a vedere le pensioni che vanno benissimo adesso. Per esempio, noi abbiamo anche una riscatto, una pensione anticipata per le madri, nel senso che è nella misura che se tu hai un bambino poi potrai installare un anno pensionistico, così da insomma vedere poi aumentare un po' l'antichità. E vogliamo anche pensare ai giovani, quindi pensiamo anche alla pensione che ha in sé giovani, come dicevi, quindi nell'ambito della nuova videocon, dove tutti i giovani adesso fanno dei lavori, poi stanno creando moltissimi buchi nelle loro retribuzioni, dovremmo contribuire con la garanzia statale a questi buchi, però allo stesso tempo i giovani devono seguire dei progetti di formazione professionale. Per cui bisogna anticipare questo programma di edizione, quindi questa tipo di intervento. Grazie mille. Passiamo a Massimo, se va bene. Sì, allora, Gabriele, a favore della... Noi abbiamo fatto un provvedimento alla Camera, la morte volontaria medicalmente assistita. Abbiamo provato alla Camera, poi è stata la legislatura, non so se è stata al Senato. Io sono favorevole, sono anche intervenuto pubblicamente a favore. Elena no, l'ha fatto domanda Benedetta. Umberto, ti chiedo scusa veramente, ma credo che la Mythic Eternal Society di Alessi non abbia letto veramente il nostro programma, perché in realtà a pagina 23, sono andato a verificare che avevo paura che fosse sbagliato, a pagina 23 parliamo di pensioni, quindi ti sarà sfuggita questa piccola nota, in cui noi cerchiamo appunto di incentivare la previdenza complementare. Voi sapete che appunto per aiutare le giovani delle pensioni vogliamo appunto incentivare con criteri fiscali la previdenza complementare, ma anche fare un cambio un po' tecnico, scusate, ma vi sono fatto la domanda, lo spiego. L'Italia è uno dei pochi paesi europei in cui chi versa la previdenza complementare, quindi il pilastro privato delle pensioni, è tassato quando mette i soldi, quando versa. Gli altri paesi europei, anche il Regno Unito, è tassato a maturazione alla fine. Gli studenti di finanza in questa sala sapranno che se è tassato alla fine, quella somma con l'effetto compound nel tempo è una cosa molto rilevante. Quindi noi vogliamo cambiare, diventare più europei, in questo modo aiutare i giovani alle pensioni più forti. Ok, punto uno. Punto due, vogliamo comprimere la spesa pensionistica? Assolutamente. Aumenta la aspettativa di vita, aumentiamo l'età pensionabile, è normale. È scellerato chi ha fatto prepensionamenti come quota 100, Movimento 5 Stelle e la Lega Nord. È un furto alla nuova generazione, abbiamo sprecato 21 miliardi di euro per 400.000 persone. È una cosa indecente per i giovani italiani, dovrebbero avere persone per le piazze, per questa cosa scellerata che hanno fatto, perché è veramente indicibile. Quindi qualsiasi prepensionamento per noi non sarà assolutamente possibile. Solo chi ha lavori usuranti, chi lavora in nero, in cose fisicamente usuranti, o opzione donna, adesso non ho tempo di spiegare, ma è una cosa per aiutare appunto le donne a andare in pensione un po' prima. A parte questo, noi siamo per l'aumento dell'età pensionabile. Ultima cosa, la cosa principale, lo diceva prima Cennini di Forza Italia, è la fertilità, un aiuto alla natalità. Nel 75 in questo paese, in Italia, avevamo 1 milione di nascite all'anno, adesso siamo sotto solo a 400.000. Se noi vogliamo rendere il sistema pensionistico più sostenibile, dobbiamo comprimere la spesa da una parte, abbiamo il 16% di PIL in spesa pensionistica, siamo il paese con più spesa d'Europa, ma dall'altro dobbiamo avere anche più bambini, più giovani, okay? Più giovani, più bambini, più famiglie, più persone che possono lavorare. E qui c'è un grande tema appunto di sostegno alla natalità, l'abbiamo fatto con l'assegno unico universale per le figlie a carico con la ministra Bonetti, è stata una grande battaglia che è nata in casa nostra, e questo è il nostro bazooka italiano contro l'inverno demografico. E poi c'è un tema chiuso su questo, abbiamo anche un tema di emancipazione giovanile. Se noi chiediamo alle giovani donne italiane quanti figli vorrebbero, loro dicono vorremmo avere 2 anni intorno ai 28. In media dovrebbero solo avere un figlio ben dopo i 30. Qui c'è un tema anche di autonomia e emancipazione giovanile, sostegno alle giovani coppie. Questo è un tema molto fondamentale. In questo modo, appunto, aiutando la natalità, riusciremo a riequilibrare il sistema pensionistico. Scusa, e l'ultimo attacco, mi ha fatto Andrea un attacco, giustamente lo diceva, il vostro programma è un po' scarno sulle coperture. Allora, la nostra ultima pagina menziona controllo della spesa improduttiva e anche lotta all'evasione. Le altre cose che ho citato a Lucia sulle nostre coperture sono sparse nel programma, quindi Andrea invito a Umberto ad andare a studiare il nostro programma un po' meglio, perché in realtà
abbiamo 5 o 6 punti diversi in cui ci sono coperto, non solo l'ultima pagina. Grazie mille. Grazie. Allora, Antonino, scusa, e poi per chiudere... Sì, aggiungo questa domanda che è fondamentale, è importantissimo, scusate, poi rispettiamo un minuto e mezzo di secondi, scusate, e, perché tanti nostri membri ci hanno scritto, immagino che anche voi l'avete pensata, e mi è stata proprio riferita ancora adesso, e per me è molto importante. L'Italia è considerata, è considerata al numero 35 sui diritti LGBTQ+, in Europa, e siamo allo stesso livello dell'Ungheria e la Polonia. E ho avuto anche una domanda su Instagram che volevano chiedere Sinistra e Italiana e Verdi cosa ne pensavano, di come non solo fare a livello legislativo, di come strutturare la situazione, ma proprio come cambiare a livello culturale questo trend, che in Italia è vero, è un problema strutturale, un problema culturale, dove non c'è l'accettazione completa di tutte e tutti i gruppi sociali che lo compongono. Quindi questa cosa è fondamentale, grazie. Partiamo da Antonino e poi per chiudere tutti i dibattiti, cioè Benedetta, sì. Entrambi potranno affrontare la domanda. Che in realtà... Sì, prego Antonino. Nonostante Massimo Ungaro mi abbia squalificato dal fare l'appello all'autorità, sono costretto per restare in un minuto a darvi dei riferimenti. Il primo sull'eutanasia: sono in un partito dove ho tanti compagni che hanno collaborato con Marco Cappato. Più in generale sui temi etici penso che dove le istituzioni non regolano resta una zona grigia, quindi assolutamente serve una legge orientata alla libertà di scegliere anche questa scelta sofferta di quando morire, se ci sono condizioni in cui la scelta individuale accompagna la persona a un fine vita migliore che non. Sulle pensioni abbiamo un annesso al programma di Una Generazione Avanti. Visto che il pubblico ha questa vocazione accademica, lo trovate sul sito di Più Europa. Io auguro a tutti di campare 100 anni, sono molto deluso che la regina si sia fermata solo 4 anni dal traguardo. In questo senso vi do lo spoiler che questa proposta di riforma prevede anche un innalzamento dell'età pensionabile. Se viviamo di più dobbiamo lavorare di più. Su LGBT devo rimandarvi al sito di Più Europa, abbiamo un manifesto arcobaleno, credo che più arcobaleno di noi ci sia solo Benedetta Scuderi stasera, quindi fidatevi di Più Europa se vogliamo diritti LGBT. Siamo a 1 minuto e 44, mi fermo adesso, scusate se ho ecceduto. Grazie mille Antonino. Lasciamo quindi l'ultima parola a Benedetta. Ok, allora inizio dalla cosa più semplice, che è l'eutanasia, perché sì, noi vogliamo assolutamente iniziare delle battaglie, portare avanti in realtà le battaglie che già ci sono, perché è una questione di eguaglianza, perché c'è la possibilità di farlo nei nostri stati più vicini, perché purtroppo chi ha più risorse poi riesce anche a riuscire a fare questo, perché la giurisprudenza ha detto che è possibile, però non abbiamo implementato una legge che la implementi, quindi che la metta in atto, quindi assolutamente sì. Sulla patrimoniale, noi siamo un partito fortemente europeista e noi crediamo in un'Europa che va oltre l'Unione Europea che conosciamo ora, che purtroppo rimane ancora un'unione molto vicina a un'unione monetaria piuttosto che un'unione di diritti, a un'unione fiscale. Quindi noi vogliamo una fiscalità europea, noi andiamo nella direzione di una fiscalità europea verso un'Europa che è un'idea di più di Europa federale rispetto a quella che è ora, quindi assolutamente, perché in questo modo chiaramente non c'è la possibilità di andare in un altro paese dell'Europa e pagare meno tasse o altro, questo non sicuro. Sulle pensioni io volevo fare un appunto, io anche sono giovane e lotto sempre per la mia generazione, però non dimentichiamoci che noi siamo in questo mondo tutti insieme e non iniziamo a festeggiare l'uno contro l'altro. La lotta non ci deve essere una lotta intergenerazionale, è vero, c'è la parte più anziana della popolazione, quella che ha più soldi in questo momento in Italia, però ci sono tantissimi pensionati che
hanno difficoltà, quindi senza quella pensione, senza avere un minimo di pensione che ti permette di arrivare a fine mese, hanno difficoltà a mangiare. Quindi la soluzione dov'è? La soluzione è: iniziamo a lottare sul precariato, perché se i nostri giovani riescono a uscire fuori di casa a 29,9 anni, vuol dire che le pensioni iniziano a pagare veramente a 35. Quindi abbiamo una problematica demografica, e sorrido perché l'ha tirata fuori chi vuole illegalizzare le persone e mandarle fuori dal paese, quando abbiamo una problematica demografica, e dobbiamo incentivare sicuramente la demografia, dobbiamo incentivare l'inclusività in Italia, ma dobbiamo farlo anche lottando contro il precariato, permettendo a tutti di lavorare. Ad esempio, moltissime donne, soprattutto al sud Italia, non lavorano, cioè un solo reddito, questo vuol dire pagare meno pensioni. Tempo, perché erano tante domande. Concludere sui diritti civili, è vero, sono la più acrobanale, ne sono molto fiera. La cultura, noi dobbiamo cambiare, noi proponiamo l'educazione sessuale ed affettiva nelle scuole, che vi è anche un'educazione sul genere, e proponiamo un cambiamento culturale completo anche a partire dai form. Cioè, per me è assurdo che ci sia il form uomo-donna, perché non ricomprende tutta una categoria di persone che non si riconoscono in questi due sessi, quando siamo fortunati che ci sia uomo-donna. Quindi cambiare la cultura dalle radici e anche dalle cose semplici, quindi partendo dalle scuole e andando verso anche le cose formali. Grazie mille. Allora, abbiamo concluso, chiudiamo qui il nostro dibattito. Partono quindi i ringraziamenti. Inizio dal pubblico, perché siete stati con noi per più di 2 ore. Spero che comunque questo dibattito serva a informare il voto. Se non l'avete già fatto, ricevuto, l'avrete a breve. Quindi spero davvero che le considerazioni fatte questa sera possano portare a un voto che sia non solo utile, un voto giusto, come è stato detto, informato, e che rispecchi un po' anche le vostre inclinazioni, che rispecchi un po' la vostra cultura, la vostra visione di società, economia. Perciò. Secondo ringraziamento ovviamente va ai candidati, sia qui di persona che online. So che mancano ancora diversi giorni di campagna elettorale, e che ce la metterete tutta, quindi vi facciamo tutti un grosso in bocca al lupo. L'ultima parola quindi va ai ragazzi delle Italian Society, che hanno organizzato l'evento e che ci hanno permesso quindi di essere qui stasera. Prego. Grazie mille, Angelo, e grazie a voi, a tutte e a tutti, per questo dibattito. Grazie a voi ragazzi per la pazienza. Proprio 2 cose tecniche: e il Consolato Generale d'Italia vi ha inviato il plico, ha cominciato a inviare il 2 settembre, in teoria vi è arrivato a tutti e a tutte. Se non vi fosse arrivato, dovete andare in presenza, sapete dove è il consolato, letteralmente a Fleet Street, vicino a St. Paul, e lì c'è il Consolato d'Italia, e potete fare un'email, vi consiglio di andare in presenza, è successo anche a me che non mi era arrivato, dovete ridare il vostro address e ve lo rimandano. E un'altra cosa tecnica, mi raccomando, quando ce l'avete votate prima possibile, perché il vostro voto deve arrivare via posta entro le 4 di pomeriggio del 22 settembre, che poi devono essere mandati a Roma. Quindi vorrei anche aggiungere che per gli studenti italiani all'estero, United Italian Society ha lanciato un programma Studenti Uniti in collaborazione al Consolato. Trovate tutto nel website di United Italian Societies, dove potete scrivere a una task force di studenti italiani da KCL, ma anche dalle altre università, che sono lì per aiutarvi per risolvere un problema burocratico, quello che sia, anche per il plico elettorale, in caso ne avesse bisogno. Quindi grazie mille. Grazie mille a quelli in collegamento, grazie Ginevra per l'aiuto, e grazie Antonio e Antonino, grazie mille. Grazie a voi, bocca al lupo a tutti. Buona serata e buon voto, ciao ciao. Buona serata.